Ragazzi, bentornati a questa nuova puntata sul Defender. Allora, come vi dicevo, stiamo cercando di risolvere un po' di problemi cronici del Defender, tipo la portiera che si spacca lungo il supporto della ruota di scorta posteriore, quindi flette e spacca il vetro, come la ruggine, i rinforzi che mancano, il pannello della portiera posteriore che con l'ingresso dell'acqua al suo interno marcisce e si sbriciola, e poi il maniglione per chiudere la portiera. Il maniglione, come vi dicevo, è un tubolare schiacciato da questa parte e piegato a 90 gradi. Ora, questo qui non è piegato di netto a 90 gradi perché la sua posizione dovrebbe essere questa, ma è stato ripiegato su se stesso diverse volte per ripararlo. Ora, per sistemare il tutto e robustirlo, soprattutto, cosa vado a fare? Mi sono preso una dima, qui ho fatto un cerchio, qui l'altro cerchio, eccoci. Mi sono fatto una dima sul banco per centrare i fori e andrò a sostituire queste piastrine di, vedete, questa qui si è anche aperta, questa piastrina di metallo, con un angolare di ferro un po' più robusto. Inoltre, che faccio? Vado a stringere questa parte, la appoggerò qui, verrà tagliato questo qui a 45 gradi e andrà forato in questa posizione, in modo che andrò a dare un supporto maggiore e una tenuta maggiore alla maniglia. Ora, modifichiamo questi due pezzi di angolare per poterli saldare su questo maniglione. Allora. Come vi dicevo prima, mi ero preso le due dime, ora ve le mostro, questo cerchietto qui, mi ero preso le due dime, posiziono i due supporti nuovi da 3 mm sulle dime e vedo se combacia il tutto bene. Ora mi tocca soltanto pulire dalla vernice e saldarli con i nuovi supporti. Ragazzi, ho appuntato giusto le staffe, come vedete. Adesso abbiamo un tubo da 1 mm con una staffa da 3 mm. Quando andremo a saldare, non possiamo fare cerchi, mezzelune, sorrisini e roba varia, perché purtroppo andremo a bucare sul nostro profilato, sul nostro tubo da 1 mm, ok? Quindi
Quindi purtroppo dobbiamo saldare punto per punto, punto per punto. Io cosa faccio? Primo punto, come nella maschera, comincio a vedere che il rossore diminuisce, altro punto, il rossore diminuisce, altro punto, così in sequenza. Ovviamente saldatura verrà comunque ben legata e riuscirà a fondere bene il materiale, perché non lo facciamo raffreddare, ok? Procediamo con la saldatura. Rimettiamo la massa e andiamo a riprendere i punti. Bene signori, il lavoretto l'abbiamo terminato, ora basta ricoprire con una vernice chiuso per i telai, ora vi faccio vedere, e il gioco è fatto. Gli ho dato una mano di vernice, gli ho dato a pennello picchiettando in modo da simulare la grana di una bomboletta di vernice per fondo automobilistico, e io uso sempre questo prodotto qui, si chiama Sintol, il marchio della Color. Non so se riuscirete a trovarlo in Italia perché è un prodotto sloveno, come potete vedere, termosifoni, ringhiere, carrelli e telai in acciaio. Questo qui lo uso tutte le volte che ho bisogno di coprire un pezzo di metallo senza il fondo, quello classico poliuretanico da carrozziere. Quindi quando ho il metallo vivo e devo coprirlo, questo qui mi aiuta tantissimo. Infatti lo passo anche quando faccio modifiche sulla Jeep o su altre macchine dove vado a lavorare sul telaio e poi magari non riesco a rifondare tutto quanto assieme e mi tocca lavorare con questo tipo di vernice. Bene amici, il lavoro finisce qui, aspetto che asciuga la vernice e vado a montare tutto. Alla prossima!